persona che 1000 persone producono, ogni persona, 1000 persone producono un kilowatt. E quindi è il concetto di produzione e di, quindi è il concetto che io produco informazione e traggo informazione. Ogni persona è un punto cruciale di tutta questa cosa, che questa cosa che cos'è? È la conoscenza. Cioè, quindi non esiste più qualcuno che detiene la conoscenza, ma esiste la produzione di una conoscenza, la produzione di una verità, che è quella verità collettiva a cui tutti quanti dobbiamo andare incontro, perché non esiste una verità e non esiste una conoscenza, esiste la continua formazione, la continua produzione di tutti quanti alla contribuzione di questa conoscenza. Questo è il concetto di rete. Allora è la rete dell'informazione, è la rete energetica e così via. Allora, chi ha paura della rete? Chi ha paura della rete? Paura della rete? L'informazione ufficiale. Un piccolissimo esempio: oggi stavo camminando in macchina e mi chiama mio padre dicendo che il TG3 ha passato la notizia del convegno, chi ha paura della rete, e l'ha passata così. Chi ha paura della rete? L'ufficio stampa del Ribassolino, Iervolino, comunque del potere costituito, detto anche TG3 regionale, passa così le notizie. Quindi chi ha paura della rete, ha paura della rete, iniziando proprio da noi il TG3 regionale e così via, ovvero l'informazione costituita. Infatti il VD2 che cos'è che ha fatto veramente tremare? Ha fatto tremare l'informazione, che è la bolla di vetro dentro quali vivono questi zombie, questi morti viventi che sono i politici che abbiamo noi. Allora è lì che tu devi colpire, perché se colpisci là si rompe la bolla di vetro e come per incantesimo tutto appare più chiaro, e non lo possiamo fare oggi attraverso manifestazioni finanziate, secondo me, dai partiti. Perché se no non capiamo il senso del problema. Quindi chi ha paura della rete è l'informazione, senza dubbio. E chi ha paura della rete ha paura ai partiti. Perché infatti il sottotitolo del convegno, chi ha paura della rete, è come la rete può contrastare e modificare gli oligopoli e monopoli dell'informazione, della politica e dell'economia. L'informazione l'abbiamo detta, oggi abbiamo un'informazione pilotata che gestisce e fa passare solo quello che vuole. La rete invece è libera e fa passare quello che vogliono le persone che sono in rete. I partiti hanno occupato la vita pubblica del paese, l'abbiamo visto in campagna, l'abbiamo vista al nazionale, e la rete quindi fa paura ai partiti. E siccome loro sono arrivati in ritardo, molto in ritardo sulla rete, man mano che cosa stanno facendo? Stanno cercando di cavalcare, perché sanno che questo treno l'hanno perso. Ma la rete è libera, logicamente, e siamo tutti quanti snodi di una conoscenza molto più ampia, che va oltre i partiti. E quindi noi cercheremo sempre di essere solamente cittadini e liberi, di non far cavalcare niente dai partiti, che stanno cercando solamente di riprendere un treno che iniziano a comprendere, ma non possono gestire, perché la rete è ingestibile, è una cosa che loro pensano, ma falliranno. Anche perché adesso tra tutti i decreti che vogliono fare, le leggi che vogliono fare per oscurare la rete, non capiscono che sarebbe una doppia rivoluzione, perché la prima rivoluzione è quella che già sta avvenendo oggi, di cittadinanza attiva che è libera e che si forma in rete. Se la oscurano, verrà una seconda rivoluzione che accelererà solamente il primo processo rivoluzionario, e quindi perderanno lo stesso. Quindi io di quello non ho nessun tipo di paura dell'oscuramento che vogliono fare. E poi l'economia anche è qualcosa, perché potremmo creare gruppi, per esempio, di accesso al credito totalmente indipendenti, come hanno fatto in Inghilterra, bypassando criteri a volte di usura delle banche. E quindi i monopoli totali delle banche e della finanza possiamo contrastare in questo modo qua. Quindi chi ha paura della rete? Ha paura della rete l'informazione, hanno paura della rete i partiti e la politica, hanno paura i grandi magnati finanziari o le grandi istituzioni bancarie. Questi hanno paura della rete, e io penso che piano piano ogni persona in rete può dare il suo contributo per attuare un processo di liberazione, che sia veramente di liberazione per tutti. Infatti una bella immagine è anche rete libera tutti, dopo chi ha paura della rete.
Dopo che ci siamo risposti a queste domande, noi possiamo dare degli strumenti tutti quanti insieme, degli strumenti che tutti possiamo usare. Cioè, quando si fa un convegno, dopo dai convegni si esce con uno strumento. Allora, lo strumento è: tutti possiamo organizzare un flash mob. Lo strumento è: tutti possiamo produrre informazione, quindi se sappiamo qualcosa la possiamo mettere in rete e aumentare il livello di informazione di tutti, perché il livello di coscienza è quello che va aumentato, è il livello di informazione. E quindi quando queste cose veramente si liberano e bypassano l'idea stessa di informazione, bypassano l'idea stessa di partiti, l'idea stessa di economia, e capiamo che i concetti che fino ad oggi ci sembrano concetti normali vanno totalmente ribaltati, superati e modificati, e che lo status quo non è immodificabile ma è modificabile, allora si può creare un processo che è lento, però è inarrestabile e che non verrà fermato da nessuno. E ognuno di noi qui può fare la sua parte. E in questo senso è un'avanguardia di progettazione orizzontale degli uomini. Un nuovo modo di cooperare all'interno delle città. Grazie. Grazie Roberto. Grazie Roberto.